In 200 sono ormai praticamente fuori dall'ospedale pugliese. Non si arrendono e manifestano bloccando Corso Mazzini. Sono seduti con i loro appunto manifestare, indicando appunto di avere la professionalità e il diritto di tutelare il loro posto di lavoro. Uno striscione dice: mamma, perché non lavori più? Questo si chiedono anche qui coloro che manifestano. Chiedono appunto di avere il loro contratto. Il ministro ieri è stato messo a conoscenza dei fatti, ma ancora nessuna risposta da parte di Cotticelli. Tanti politici che hanno dimostrato solidarietà, ma qui in piazza con loro non c'è nessuno. Intanto Corso Mazzini a Catanzaro è bloccato. Manifestate qui per la tutela del vostro posto di lavoro? Io non sono dipendente dell'ospedale, sono sostegno per tutte queste persone che hanno difficoltà sul lavoro. Sì, sperando di concludere qualcosa. Noi ce la stiamo mettendo tutta, vedremo come andrà a finire. Da quanti anni lavora al Pugliese? Quasi due. Vede un futuro per lei là? Non lo so, in questo momento sono un po' scoraggiata. Grazie. Oggi qui manifestate per tutelare e per avere il vostro posto di lavoro? Sicuramente saremo qui fino a quando non avremo delle risposte giuste, esatte, perché non è possibile dopo 4 anni essere messi alla porta così in modo barbaro, veramente barbaro. Per salire in prefettura? Sì. Andate a parlare con il prefetto? Non ho capito. Andate a parlare con il prefetto? Sì, siamo qui per parlare con il prefetto, per parlare con il sindaco e di conseguenza con tutti quelli che hanno la possibilità di poterci dare una mano, perché comunque ci devono aiutare. 200 famiglie non possono andare a casa, assolutissimamente. Si è già scatenata la guerra dei poveri, perché anche gli altri ospedali, Germaneto, il Mater Domini, Cosenza, siamo tutti nella stessa situazione. Chiediamo immediatamente la presenza di tutte le istituzioni affinché si possa risolvere questa situazione, ovviamente nel migliore dei modi. Cotticelli e il Ministero, avete risposte? Non abbiamo ancora nessuna risposta, sappiamo che ieri il Ministro si è insediato, quindi di conseguenza c'è stato un incontro, ma non abbiamo ancora saputo su che cosa si è svolto. Speriamo al più presto di avere delle risposte, speriamo positive ovviamente. Sono già stati licenziati, è il ben servito che ha dato l'azienda ospedaliera, o meglio la Regione Calabria, a questi lavoratori che per 52 mesi, 48 mesi si sono spesi a sostenere, diciamo, la struttura sanitaria in Calabria. Una struttura sanitaria dove noi da anni denunciamo che c'è carenza d'organico, posti letto che mancano, la gente si deve adoperare per curare i propri ammalati. Ci aumentano stipendi con IRPEF e ILOR perché non sono stati capaci a rientrare nel piano sanitario. E poi il ben servito qual è? Che oggi prendono questi lavoratori e li licenziano. Noi abbiamo soldi, vuol dire che possono essere recuperati dalla fiscalità generale o dall'evasione fiscale, e invece che cosa fanno? Tagliano gli enti locali tagliano sulla sanità, la sanità taglia sui lavoratori. Non è possibile. Cosa chiedete oggi con questo sit-in? Se facevate il nome di Cotticelli e del sindaco? Noi chiediamo solo esclusivamente la stabilizzazione, quello che tocca a questi lavoratori dopo 52 mesi di lavoro nell'ospedale di Catanzaro. Questo è quello che diamo, non abbiamo altro da chiedere. Avete bloccato la città? Abbiamo bloccato la città perché c'è una insensibilità politica che non avete idea. Ieri abbiamo tentato di contattare tutto il mondo, erano impegnati alla Camera, stamattina peggio ancora, quindi c'è un'insensibilità. Nessun politico vi è stato accanto, insomma, si è fatto sentire? Tutti sono accanto ai lavoratori, però qua in piazza non c'è nessuno e sono tutti eclissati, sono tutti preoccupati forse per la poltrona che sta per traballare, non lo so, al governo.